E ciao ragazzuoli, benvenuti, ben ritornati qui nel mio canale, io sono Rick. Allora, rieccoci qui, continuiamo con Metro 2033 Redux. Allora, eravamo appena scappati con Khan, il fido amico dell'uomo. No, dai, scusate per la battutaccia. Tra l'altro io... maschera posso anche togliermela, sì. Che schifo. Quindi il tipo è proprio nato per i fatti suoi. Cioè, si è calato dal tetto e si è fatto gli affaracci suoi. Beh. Di qui non passa mai nessuno. Né persone, né bestie. Non ci sono neanche i topi. Bella. Mi sembrava infatti si potessero distruggere le ragnatele dando fuoco. Bello, bello. Loro sanno che siamo qui. Avviciniti Teniamo la torcia. ai tubi e ascolta, ma non fermarti troppo a lungo. Beh, cosa devo fare? Dai, ragazzi, andiamo, su, non abbiamo tempo da perdere. Già ci sono le Conosco questa calcane. galleria e lei conosce me. Muoviamoci. Fai attenzione, questa galleria è pericolosa. Ok. Non spegnere la luce, amico mio, se non vuoi che restiamo qui per sempre. Fermati e guarda davanti a te. Che cacchio è stato? Non penso che in questo caso si tratti di chi. No? Ho sentito qualcosa disturbante, sta cosa. Parecchio disturbante. Dobbiamo passarci attorno, non toccare l'esagone. Concentrati. Ok. Che cacchio? Via voi. Vai tu davanti, sì, dai. Sembra troppo un figlio di fiori, sto qua vecchio. No. Dove sei? È di sicuro non qui. Ragazzi, mica male sta roba, eh. Via, sento radiazione. O almeno, credo. Spostati, Artyom. È un treno fantasma. Che la percorrono in quel preciso istante di solito finiscono per popolare quel passato. Ma che cavolo? Non ho ben capito. Se è uno specchio, in teoria non dovrebbe farti male. Andiamo. Andiamo, non fermarti, dai. E guarda davanti a te. Guardo. Molto tempo fa qui infuriava la battaglia. I difensori occupano ancora le loro stazioni. Seguimi, ma non ti allontanare. Ah, sicuro. Gastonai labio asterium manto. Gastonai labio asterium manto. Ah, mi collo alle tue chiappe, amico. Castonai labio asterium manto,
Castonai Lapio Asterium, Alam Ramon, Alam Ramon, Castonai Lapio Asterium Manto. Questi flash bianchi mi danno un po' di fastidio. Preferirei che rimanesse un segreto. Sono faccende personali, amico mio. Ah, va tranquillo. Ero con loro quando sono morti. Sono l'unico sopravvissuto. Amica mia, ciao. Praticamente ho distrutto ogni cosa. Anche paradiso, inferno e purgatorio sono stati polverizzati. Così, quando un'anima abbandona il corpo, non ha nessun posto dove andare e deve restare qui, nella metropolitana. Una punizione dura, ma non immeritata per i nostri peccati. Non sei d'accordo? No, ok, vabbè. Amico, non è che ci sei proprio anche tu tanto con la testa, eh? Guardate che topi giganti. Oh cacchio. Che devo fare con questa? No. Ho sbagliato. Ok, bene. Non mi ricordo più come si carica la batteria, ragazzi. Ah sì, ok. Che stupido. Ok. Niente. Amico, dove vai? Aspettami. Ecco, c'è roba interessante, no? Guardate che pizzetto fashion che ha. Però io ho sentito una bestia. Cioè... Concentrati. Sì, ok, scusa. Ecco, appunto. Perché ce l'hai con me? Questo sventurato viene dalla maledetta. Evidentemente le cose vanno meglio. Oh. Ok. Proseguiamo di qua. Amiche mie, anche questa volta via. Beh, ok. Ti rallentano queste cose nel fuoco, quindi. Ok, scusa, ma devo anche commentare, amico mio. È vero che per principio non voglio commentare tantissimo in questi giochi, però. Lo senti arrivare a quanto vedo. È un talento raro, dovresti usarlo. Ora non muoverti. Non muoverti. Speriamo. Chiamiamo anomalia, un fenomeno nuovo in un mondo nuovo. Un fenomeno insidioso, vero?
Ma sai, non è più cattivo del fuoco, tanto per fare un esempio. Dipende tutto dal tuo punto di vista. Cerca di capire meglio le cose prima di giudicare. E ora andiamocene, qui non siamo al sicuro. Mamma mia. Inquietantissimo, ragazzi. Fai attenzione. Inquietantissimo, davvero. Questi ritornano. Io li lascerei affrontare a te, sai. Atomico qua, ragazzi, cioè è un casino atomico. Ma stiamo scherzando? Dammi tutto qua. Armi, porca miseria, non ho munizioni. Non ho munizioni. Ma non vengono giù sti cosi, cioè non vengono giù. Guarda. Datemi munizioni, non mi interessano. Sono incastrato. Ok. Ma guarda questa che non va giù. Dammi l'arma. Possono recuperare munizioni? Oh Gesù! Che cacchio! Funziona così. Una dimostrazione dal vivo.
Ho visto adesso. Ok. Ho solo un revolver, ragazzi. Ho solo munizioni per il revolver. Sale sul carro. La galleria dovrebbe essere sicura più avanti. Speriamo. Ci andremo facilmente. Ok. Ok. Mi spiace, ragazzi, se sono morto un paio di volte, ma davvero sono tosti quei nemici, questi mostri, li hanno fatti belli tosti. Artyom, la tua è una nobile missione. Credi davvero che la polis ti aiuterà? O semplicemente non c'è rimasto niente in cui credere? Amico, non sei tenuto a rispondere. I tuoi piedi, i tuoi gambi. Arriveremo presto alla stazione maledetta. Gli attacchi dei mostri sono stati ininterrotti. Buona parte degli abitanti se ne sono andati. I pochi sfortunati che sono rimasti non hanno nessun posto in cui andare. Ok. Perfetto. Khan mi portò fino alla stazione maledetta. Era chiamata così non a caso. I suoi abitanti erano bloccati in una guerra infinita per la sopravvivenza. Ok, ragazzuoli, io mi fermerei qui con questo gameplay. Mi piace lasciare gli episodi divisi in capitoli, seguendo il corso naturale della storia del videogioco. Ditemi se apprezzate o meno. Io lo terrei così. Comunque, come sapete, i vostri consigli e commenti sono sempre ben accetti e importantissimi. Vi ricordo anche di lasciare un bel mi piace per farmi capire se avete gradito o meno e per darmi la forza così di continuare la serie. La spinta, insomma, se vedo che gradite è logico che continuo molto molto volentieri, altrimenti me lo gioco da solo. Vi ricordo la pagina in descrizione, la pagina Facebook in descrizione, qualora non vi foste ancora iscritti, non aveste ancora messo mi piace, vi invito a farlo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzuoli!